Il karate si pratica tutta la vita. È uno slogan che viene ricordato da ogni praticante come una delle principali regole da seguire. Ma qual è il segreto di questo sport? Ce lo spiega il maestro Enzo Bertocci, cintura nera, settimo dan di karate. Ma è quello che applichiamo noi, il segreto è soprattutto il segreto del divertimento, anche perché noi andiamo a colpire una fascia che parte dai 4 anni fino agli atleti agonisti. Quindi, 4 anni, dai 4 anni facciamo l'avviamento allo sport, perché siamo specializzati nei centri di avviamento allo sport, e quindi sviluppiamo un karate non specializzato. E quindi facciamo un karate atto a sviluppare le capacità motorie, lo sviluppo dell'intelligenza motoria, eccetera, eccetera, fino poi arrivare agli atleti agonisti. Questo turno qui, per esempio, è il turno quello di mezzo, dove ci sono i ragazzi che vanno dai 7-8 anni fino agli 11, perché poi dai 12 anni diventano agonisti nella nostra federazione. Siamo nella FICAM, la Federazione Sportiva Nazionale del CONI, e basta, poi aderiamo anche a enti di promozione come l'Uxenn, come l'ICS, come altri enti di promozione. Aderiamo al progetto, per esempio, Progetto Sport a Scuola, che è un progetto approvato dal MIUR, che sviluppa le capacità di attenzione, quindi il karate è uno sport che sensibilizza le capacità di attenzione e quindi è molto buono farlo nelle scuole. Quindi noi siamo stati al convitto nazionale, ora stiamo facendo altre convenzioni con le scuole per dare una mano a livello motorio e a crescere l'attenzione a livello scolastico. Quindi per noi è essenziale questa fascia qui, insomma, andare a colpire all'interno degli istituti, non solo per la divulgazione, ma proprio per dare una mano anche agli istituti scolastici. Oltre a migliorare la propria difesa personale, la capacità tecnica con un continuo esercizio fisico, il karate permette di migliorare e accrescere il proprio autocontrollo. Comunque il karate è un'arte marziale, nonostante noi facciamo il karate sportivo, comunque in palestra è il dojo, e quindi il significato di dojo è scuola, e quindi all'interno della palestra non ci sono forme di maleducazione, c'è cioè un rispetto reciproco. Lo stesso karate sportivo è pur combattendo, gli atleti si salutano all'inizio e alla fine, alla palestra noi facciamo il saluto e facciamo il saluto alla fine. Quindi, secondo me, è anche molto educativo. Sui benefici dell'attività sportiva in genere, compreso anche il karate, sulla sua centralità nell'ambito di uno stile di vita sano, nessuno ha mai osato porre dubbi. Diciamo che soprattutto nel turno quello che verrà, quello dopo, che ci sono gli atleti agonisti, sono tutti atleti comunque che, a parte chi si affaccia all'agonismo, quindi da 12 anni in poi, ma chi pratica sport agonistico, logicamente sta fuori da tutte quelle che sono i famosi sabati sera, tutte le varie problematiche che oggi purtroppo nei giovani ci sono. Quindi chi fa sport in genere, quindi tutti i ragazzi che fanno sport, sono tutti ragazzi poi alla fine sani. Nel senso, lo sport ancora ad oggi è provato che li tiene lontano da tutte quelle che possono essere le attrazioni, le brutte attrazioni che ci sono oggigiorno. Quindi praticare lo sport, praticare anche uno sport da combattimento individuale, serve a questi ragazzi a crescere sani.